you <laughs> Credo che eh, sia importante oggi cercare di, di ragionare eh, insieme all'invito di Oikos al modo con cui eh, la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra capacità di innovare eh, riesce a rigenerare eh, l'architettura e riesce ad avere una, una visione è una visibilità importante anche a livello, a livello internazionale e credo che essere con Oikos voglia dire anche partecipare a, una, a uno sforzo, a un impegno di una delle aziende che lavora in modo più importante su questo tema. Tra l'altro da qualche settimana mi occupo, Grazie. ho la fortuna di potermi occupare della trenale di Milano e, e, ed essendo emerso proprio ieri da una settimana incredibile del Salone del Mobile, della potenza della insieme della capacità inventiva e commerciale eh, del grande sistema delle imprese che si occupano di edilizia e arredamento è davvero straordinaria. Da questo punto di vista eh, io credo che abbiamo un tesoro unico oggi in Italia che va attentamente conservato. Vorrei però parlarvi oggi eh, di una questione che è più affine col tema che Oikos mi ha proposto, cioè della riflessione tra Architettura e paesaggio, e in particolar modo lavorare più sul concetto eh, di natura. Noi oggi parliamo spesso di rapporto tra architettura e natura eh, e vorrei insieme a voi ragionare un po' di più su eh, questo eh, possibile dialogo. La verità vera è che eh, il concetto di natura, per come lo intendiamo spesso nel mondo della, della riflessione architettonica, è un concetto molto eh, ridotto, noi tendiamo a pensare che natura sia tutto ciò che sta fuori dall'artificio, fuori dallo spazio costruito, fuori dalla, dallo spazio architettonico in un certo senso. Eh, Quello che vedete alle mie spalle è un dialogo tra due grandi pensatori del secolo scorso, anzi uno vivente, Nam Chomsky, linguista, analista, ricercatore, e sul lato... Sinistra dello schermo c'è Michel Foucault, filosofo, eh, studioso del rapporto tra potere e sapere, grande pensatore francese, scomparso. Eh, la cosa incredibile di questo, di questo dialogo è che mentre eh, Chomsky, eh, a, a cui l'intervistatore chiede cosa sia la natura, come si possa definire la natura umana, eh, Chomsky ragiona in modo diciamo così, molto, molto approfondito e... È anche eh, dotto sul rapporto tra cultura e natura, no? quindi su come a volte la cultura, cioè qualcosa che è fortemente legata all'uomo, questo è Chomsky, possa inglobare o misurarsi con qualcosa che sta fuori e che ha in sé qualcosa di incontrollabile. Eh, Foucault ascolta, e poi in francese interviene dicendo: Ma no, guardate che secondo me il punto non è questo. Il punto è che natura oggi non è semplicemente il mondo vegetale o il mondo animale che sta fuori dal perimetro degli spazi che l'uomo controlla. Natura è tutto ciò che emerge come forma vivente non controllabile, come espressione non prevedibile. Natura è tutto ciò che noi non riusciamo a determinare e Foucault eh, a questo punto inizia a riflettere sul rapporto tra la natura e la follia, come se la follia umana fosse una manifestazione incontrollabile, imprevedibile, indeterminabile della natura all'interno stessa della nostra condizione di specie. Perché cito questa eh, riflessione? Perché forse natura non è solamente il mondo vegetale intatto, il mondo vegetale e animale non antropizzato. Nelle nostre città oggi ci sono diffusissime presenze di natura che sono per esempio legati al fatto che le specie viventi con cui coabitiamo stanno riprendendo spazio, i cinghiali a Firenze, le volpi nella metropolitana di Londra, eh, i gabbiani che ormai popolano città interne seguendo il ciclo dei nostri rifiuti, sono segnali di una dimensione della natura che è prorompente, la natura vegetale che riprende possesso degli spazi abbandonati, delle aree industriali. E che forse non ci spingono a pensare che natura non sia solamente qualcosa che sta al di fuori, ma che c'è un rapporto molto più stretto con la natura vivente. E d'altro canto, c'è un'altra idea di natura che noi non possiamo mai dimenticare, che è, come diceva Foucault, qualcosa che è legato alla follia. Allora vorrei iniziare col parlare di una vicenda che mi ha coinvolto e credo abbia coinvolto tutti noi, ma in modo anche diverso ha coinvolto magari qualcuno di voi sul piano professionale. Eh, la vicenda è una vicenda che conosciamo purtroppo bene, che è quella del, di questo mostro invisibile che da ormai due anni scuote eh, alcune parti della regione del centro Italia e che non ha smesso di muoversi e che eh, quasi dieci anni fa aveva mosso il terreno all'Aquila e che prima di allora l'aveva fatto in Molise, e che prima di allora l'aveva fatto in Friuli, in Belice, in Campania, in Irpinia. Terremoto è qualcosa che assomiglia moltissimo a quella descrizione della follia che fa Michel Foucault, cioè un fenomeno indeterminato, incontrollabile e imprevisto che nasce dove noi abbiamo depositato le memorie, i ricordi, le emozioni. Non è uno tsunami che arriva da altrove, non è un tifone che arriva da altrove. Il terremoto è la nostra terra, è il nostro stesso spazio che si muove, che in qualche modo si trasforma in un mostro incontrollabile. Eh, quando penso al Terremoto penso all'immagine di un straordinario film di Federico Fellini, eh, satirico, dove credo meglio che in qualsiasi altra rappresentazione eh, c'è questa idea di questo eh, come dire, imprevisto e improvviso scatenarsi di un elemento di infollia nel luogo, negli spazi dove siamo abituati a investire la nostra vita le nostre relazioni familiari e il nostro futuro. Questa analogia tra terremoto e follia eh, funziona molto bene anche perché come succede quando, quando si ha una, una, un rapporto con, con, con un evento traumatico legato alla follia, le grandi, i grandi eventi sismici hanno una durata limitata, si ripetono con una notevole frequenza. Il terremoto alla matrice del 26 agosto del 2016 è durato 20 secondi. Eh, e sono 20 secondi in cui è cambiata la vita di centinaia di persone eh, la eh, vera ragione questo è l'altro il terremoto dell'Aquila anche esso ha una durata eh, incredibilmente corta da un punto di vista del tempo effettivo anche se dal punto di vista dell'esperienza personale chi vive il terremoto tende a viverla come un tempo molto più eh, allungato ma gli effetti sono Disastrosi. Queste sono immagini di Amatrice dopo il 26 agosto e dopo la seconda scossa del 30 ottobre, sempre del 2016, e quello che vedete in queste immagini è un centro storico che non esiste più. Come sapete non esiste più, cioè questi tetti intatti per terra, tetti intatti per terra, raccontano insieme di un grande errore tecnico fatto da alla nostra cultura progettuale che ha pensato a un certo punto che fosse possibile consolidare gli edifici appesantendo con corde di cemento i tetti quando invece non si è valutato con abbastanza attenzione che i tetti così pesanti potevano, secondo un moto che era insieme oscillatorio e sussultorio, schiacciare i muri e le persone sotto i muri. Ma più in generale, dicevo, quando si trova di fronte come ci è capitato, noi siamo stati invitati dal Corriere della Sera e dal Tg La 7. Che avevano raccolto dei fondi a intervenire eh, ad Amatrice subito dopo il terremoto del 26 agosto, eh, e abbiamo cominciato a lavorare i primi di novembre eh, con l'idea di ricostruire una, una mensa scolastica e un polo per tutti i ristoranti più di otto che erano crollati dopo il terremoto e che costituiscono l'energia vitale e produttiva di una città che ha della matriciana. La sua, la sua grande risorsa eh, dicevo che noi siamo intervenuti siamo e intervenuti, abbiamo coinvolto la filiera del legno del Friuli Venezia Giulia che nasce da un'esperienza di ricostruzione post-sismica in cui il legno era un elemento fondamentale, non dobbiamo mai dimenticarci che la ricostruzione del Friuli ha questo elemento di innovazione attraverso l'uso del legno come elemento leggero elastico, antisismico di facilissimo montaggio e con la filiera e con naturalmente un gruppo di tecnici insieme al sindaco, insieme alla regione, alla protezione civile, eh, siamo riusciti in un mese a ricostruire la mensa scolastica. Ma avendo la percezione, lavorando con i cittadini, che come succede con la follia, ci sono due grandi reazioni a un, processo, a un fenomeno sismico: la prima è la fuga, l'abbandono: decine, centinaia di famiglie che non solo vengono sfollate, ma che non vogliono più tornare perché hanno una. Come dire, hanno il terrore di tornare, come se volessero cancellare un rapporto con il luogo. La seconda reazione, altrettanto umana, è quella cosa che noi chiamiamo ricostruire dove era e come era, è come se fosse davvero possibile rimuovere la discontinuità del sisma, come se fosse possibile tornare indietro al passato e diciamo, cancellare la, la catastrofe, eh, ricostruire gli edifici dove erano e come erano. È una bellissima idea, ma noi sappiamo molto bene che questo è anche una, spesso un'utopia, che è assai difficile perché gli edifici eh, sono crollati, come nel caso del centro storico della Matrice, anche perché erano fragili, sono crollati perché sotto le macerie abbiamo trovato 8,3 metri e mezzo di macerie del terremoto della fine del Settecento, sono crollati perché sono stati fatti degli errori umani, dov'era com'era in sé è quasi sempre una, una follia. Quindi la vera grande, come dire, la vera grande eh, difficoltà quando si opera in una situazione di emergenza è quella di parlando con i cittadini, parlando con gli utenti, con i pa parenti dei bambini delle scuole, per esempio con i ristoratori, ragionare insieme sul fatto che eh, bisogna eh, come dire, aprire una prospettiva diversa che fa i conti eh, con quello che è successo. In questo caso l'abbiamo fatto eh, appunto lavorando moltissimo sull'idea del legno. Il legno è un materiale straordinario, è un materiale che eh, fa parte della storia del nostro paese, è un materiale che fa parte del patrimonio vegetale di tutte le regioni italiane. Abbiamo boschi e foreste in Trentino, in Val d'Aosta, in Lazio, in Umbria, in Campania, in Sicilia, in Sardegna, naturalmente in Veneto. E eh, spesso non sappiamo come usare questo straordinario risorso. Io dico spesso che un governo coraggioso dovrebbe eh, lanciare l'idea di un ministero dei boschi e del legno, perché il legno è un materiale per gli arredi ma è anche un materiale straordinario per ricostruire, consolidare e mettere in sicurezza questo paese. Noi importiamo prefabbricazione in legno quando potremo produrla e governare questo processo in prima persona. Eh, Così abbiamo fatto la matrice. Abbiamo immaginato di ricostruire sia la, la mensa scolastica che eh, gli elementi eh, della, del, dei poli di ristorazione, lavorando sulla prefabbricazione, lavorando su alcune idee, su alcuni modelli tipologici. Questa è la mensa scolastica che è stata ricostruita in, una, in un mese. Eh, come dire, per un, dimostrare che è possibile anche in una situazione di emergenza cercare di costruire con qualità, e questa è una cosa difficile. Da far capire, c'è come una resistenza per cui tutto ciò che acquista qualità viene guardato quasi con sospetto, viene guardato come se fosse un cedimento al superfluo, quando invece oggi noi sappiamo benissimo che l'architettura, che la nostra architettura è capace di costruire in tempi rapidi, con tecniche sicure, dando e garantendo sicurezza ma anche con qualità estetica. Eh, abbiamo iniziato poi, subito dopo diciamo, il periodo invernale, a costruire anche gli elementi per gli altri otto ristoranti, eh, anch'essi fatti con strutture molto semplici, lavorando sulla prefabbricazione, eh, sono tutte strutture come dire, eh, imbullonate, pilastri, eh, travi, pannelli, sono svitabili, quindi c'è naturalmente una, una caratteristica di eh, temporaneità, sapendo però che la temporaneità in questi territori può durare anche 20 anni, può durare anche 30 anni e questo è il giorno dell'inaugurazione attorno a una piazza, perché abbiamo voluto che ci fosse una piazza, le strutture degli otto ristoranti e la mensa scolastica. Eh, io ho imparato moltissimo, devo dire, da questa eh, esperienza, ho imparato a cosa vuol dire lavorare in una situazione di grande difficoltà, eh, ho imparato moltissimo sulla cultura del legno, su come il legno sia un materiale eccezionale e anche su come l'emergenza... Eh, sia una dimensione del tempo che quando succedono catastrofi naturali può essere molto lenta e può essere molto lunga e quindi in qualche modo ci chiede anche di guardare con attenzione all'opportunità di costruire bene. Non bisogna semplicemente portare i container o portare i moduli prefabbricati senza alcuna qualità, non c'è ragione perché questo avvenga. A Norcia è successo lo stesso sempre col Corriere della Sera Tg La7, siamo stati chiamati a intervenire su un centro storico che era stato colpito soprattutto dal sisma del 30 ottobre. Due mesi dopo insomma vi ricordate purtroppo un seconda scossa 6.5 molto forte più forte di quella di Amatrice epicentro a Norcia la differenza però è sostanziale Amatrice, il centro storico, crolla completamente centinaia di morti Norcia le case civili resistono. Resistono, alcune hanno delle crepe, alcune hanno delle modificazioni, ma sostanzialmente c'è una resistenza strutturale delle case. A crollare sono tutti gli edifici civili. Sono tutti gli edifici pubblici e sono tutti gli edifici di valore storico artistico. Le chiese soprattutto e questo fatto eh, non è stato abbastanza eh, considerato, cioè non è stato ancora pienamente considerata la ragione per cui Norcia ha resistito, grazie, se volete, in modo molto semplice ai lavori di consolidamento ben fatti alla fine degli anni 90, alla fine degli anni 70, Norcia aveva avuto altri due episodi sismici molto importanti in quegli anni, che però non avevano visto implicati i palazzi pubblici, perché c'erano state una serie di scelte diverse sulla garanzia dei caratteri storico-artistici che aveva in questo caso altro forse grande errore così come quello del consolidamento col cemento armato pensato che si potesse proteggere una chiesa un palazzo con un valore artistico senza ricorrere allo stesso tipo di consolidamento che si era utilizzato nei palazzi civili Norcia oggi non ha più spazi pubblici coperti non ha più luoghi di incontro coperti non ha più luoghi di sicurezza coperti, per questo no, c'è nata l'idea di costruire con la protezione civile un piccolo centro per la sicurezza che poi è diventato un luogo fatto con le stesse caratteristiche di amatrice, quindi fatto con la prefabbricazione in legno. Eh, oggi di grande, di grande, è stato di grande successo fino a quando purtroppo una vicenda eh, complicata, io credo un grande equivoco della magistratura, lo ha sequestrato. Però, ancora una volta, io sono fiducioso e credo che ci sia qualcosa nella cultura dell'emergenza che non funziona, che non ha compreso ancora come, eh, quando si costruisce in tempi rapidissimi, cercando però di creare degli spazi abitabili e cercando di affrontare un tema come quello della, della, dello spazio collettivo eh, in modo in, il più possibile attento ai bisogni dei cittadini, non per questo si fa qualcosa di permanente, non per questo si è fuori dalla logica della temporaneità. Entriamo in una seconda dimensione della natura. Eh, la natura in questo caso non tradisce con questo suo mostro invisibile, ma la natura come eh, grande patrimonio che stiamo in noi in qualche modo consumando, noi in qualche modo distruggendo. Eh, ci sono molti modi per parlare dello, della crescita urbana. Eh, questi sono alcuni diagrammi che raccontano di come nel 1950... Eh, la città, le grandi città fossero soprattutto in, in Europa, eh, in parte in Asia e in Nord America, nel 2010 l'Asia è diventato il continente largamente prevalente e eh, nel 2050 l'Africa sarà una protagonista assoluta dello sviluppo urbano. Eh, se guardate questa immagine potete guardare come nel corso dei decenni la geografia della distribuzione della popolazione urbana, voi sapete che da, da, 2000, da qualche anno il 50% della popolazione del pianeta vive nelle città, si è completamente cambiata. La Cina, l'India, il Brasile, la Nigeria sono oggi luoghi dove si concentra la maggior parte della popolazione urbana. E questo significa soprattutto che uno dei grandi problemi che noi avremo nei prossimi decenni sarà quello della povertà. Una povertà che oggi occupa già il 33% della popolazione urbana del mondo. Intendo povertà assoluta, intendo donne e uomini che vivono in favelas, in baraccopoli, in slam, in insediamenti informali. Eh, mi è capitato qualche anno fa di lavorare sul tema delle favelas in una eh, straordinaria difficilissima città come San Paolo in Brasile e ho potuto osservare come eh, le favelas siano degli insediamenti eh, come dire, che hanno una forza vitale enorme, dove ci sono enormi problemi di igiene, enormi problemi di sicurezza ma dove c'è anche una, come dire, una capacità di auto-organizzazione formidabile, no? per cui sono, è questa specie di, eh, di agglomerato di interni, senza un'architettura se non un'architettura d'insieme. È una città fatta di interni, di centinaia di migliaia di stanze autocostruite, autoregolate, che continua a muoversi, a cambiare, ad estendersi non appena c'è uno spazio vuoto. E Allora scriviamo un manifesto proprio sul senso di guardare in faccia la vita degli, degli islami e i formali, non disprezzarli, non pensare di poterli escludere. Poi dirò anche perché non potremo rinunciare purtroppo a fare i conti con questa presenza. Eh, L'altra grande questione, oltre a quella della povertà, è quella del cambiamento climatico. Se noi prendessimo tutte le città del mondo e le concentrassimo in una parte sola del pianeta, Beh, noi riusciremo a coprire poco più del 3% della superficie del pianeta, eppure questo piccolo 3% produce il 75% della CO2, della carbonica che è presente nell'atmosfera terrestre. Voi sapete che la CO2 è la protagonista del cambiamento climatico, cioè la protagonista di quei processi che sono lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento del livello degli oceani, dei mari, eh, la diminuzione e la riduzione delle foreste in seguito a processi di desertificazione, la creazione di isole urbane di, come dire, di crescente calore, soprattutto nelle aree, nelle aree più popolate, eh, la, naturalmente l'inquinamento dell'aria eh, e l'estinzione delle specie, la biodiversità. In un certo qual senso, quel 3% che occupa le superfici emerse, le terre emerse del pianeta, produce per il 75% la ragione principale di questa tendenza irreversibile verso un cambiamento climatico che mette in discussione le condizioni stesse di vita della nostra specie su questo pianeta. Allora questo che sembrava qualche anno fa una riflessione, diciamo così, retorica, esagerata o fantascientifica, comincia a essere consapevolezza diffusa, grazie anche al, al lavoro che viene fatto da alcune reti, da alcune istituzioni internazionali. E uno degli effetti del cambiamento climatico che unisce le due questioni della povertà e della come dire, difficoltà a controllare il cambiamento climatico è la migrazione, i processi di migrazione legati al cambiamento climatico. Oggi si calcola che ci siano circa 19 milioni di donne e uomini che si muovono, scappano da paesi dove il deserto avanza, dove non c'è più acqua. Si calcola che nel 2050 saranno 250 milioni. Allora, voi capite che anche il tema della migrazione è un tema che va rivisto, va ripensato. Non è un tema che può essere trattato come se fosse un problema di aprire o chiudere delle porte. È un tema che va gestito. E noi dovremmo abituarci a cominciare da oggi a immaginare cosa vuol dire accogliere popolazioni che, non, che per forza dovranno fuggire da enormi parti del pianeta che saranno sottoposti a processi di desertificazione. Allora, le città, le città sono in un certo modo. All'origine del disastro le città sono le prime vittime di questo disastro, perché le città sono inquinate, perché nelle città ci sono condizioni di povertà assolute, perché le città spesso sono esse stesse, pensate alle città costiere, vittime del cambiamento climatico. Ma sono anche la soluzione, perché se noi riuscissimo a invertire il modo con cui progettiamo le città, progettiamo l'architettura, se noi riuscissimo a cambiare il rapporto tra sfera vegetale, sfera artificiale, per esempio. Se non riuscissimo a fare un lavoro serio sulle energie rinnovabili, se questa cosa fosse diventasse come la COP 21 a Parigi ha chiesto per tutti i paesi del mondo, per tutte le città del mondo un impegno, le cose potrebbero cambiare. A proposito di questo devo dire che più passa il tempo più mi convinco che per noi sia fondamentale mettere insieme le politiche sul cambiamento climatico. Non basta più solo come abbiamo fatto come italiani, soprattutto, o tedeschi in tutto il mondo, lavorare sui pannelli solari, fotovoltaico, l'eolico, la geotermia, cose peraltro fondamentali. Dobbiamo anche cominciare a lavorare sulla forestazione. Forestazione non vuol dire semplicemente prendere i boschi e portarli nelle città, vuol dire però diminuire le superfici minerali nelle città, perché il verde è un efficace, e straordinario strumento per combattere la produzione di anidride carbonica. Pensate che i boschi assorbono il 40% di quella nitide carbonica che è prodotta per il 75% delle città quindi la sfida è una sfida concreta e possibile naturalmente legata a uno sviluppo che deve coinvolgere le comunità locali tutto questo non ha senso se non siamo in grado di coinvolgere in questo sforzo chi vive nei territori, chi vive nelle città a partire dai loro bisogni ci sono studiosi che lavorano su questa cosa da molti anni ci sono centri di ricerca e reti di città come quella c 30 fondata da Bloomberg, come il Commonwealth con cui sto lavorando, che sta recuperando la tradizione dei 52 paesi, che sono l'India, che sono le isole Fiji, che sono la Nigeria, che sono il Canada, per cercare di fare un lavoro su come invertire il cambiamento climatico. E abbiamo anche di recente fatto un'operazione un che ci è sembrata importante, cioè abbiamo dato una mano alla FAO, che è la Food and Agriculture Organization, Nell'organizzare una cosa di cui abbiamo un grande orgoglio, perché la FAO ha deciso che il primo grande forum sulla forestazione urbana, che attenzione non vuol dire, ripeto, piantare alberi, vuol dire aumentare dove possibile le superfici vegetali nelle nostre città, dove possibile, come vedrete, non vuol dire solamente nei boschi, ma vuol dire anche sui tetti delle case, nelle pareti, vuol dire nelle corti vuol dire immaginare di portare l'agricoltura all'interno delle città, vuol dire diciamo così, aumentare in maniera sostanziale le superfici vegetali nelle nostre città. Ecco, la FAO ha deciso di fare questo primo grande incontro a Mantova nel novembre del 2018, quindi fra qualche mese, e per la prima volta nel mondo le città e i paesi, chiamati dalla FAO, che è un organismo delle Nazioni Unite, verranno a raccontare quello che si può fare nel campo della forestazione urbana, che a noi sembra... Essere davvero una delle grandi sfide che l'Italia, con le sue imprese, con la sua cultura, con la qualità delle sue città, diventi protagonista di questo elemento, a noi sembra eh, una cosa eh, bellissima. Qui abbiamo fatto tra l'altro una lista delle cose da fare: no? quindi, eh, creare parchi e giardini dentro nelle città è fondamentale, ma anche cercare di eh, trasformare i tetti in spazi verdi, come sta facendo Parigi, Parigi sta cambiando per il 20% i tetti degli spazi pubblici. Intervenire negli spazi vuoti e trasformarli in zone di vegetazione, come sta facendo New York o San Francisco. Community gardens, Berlino è all'avanguardia, creare community gardens in tutti i quartieri della città, eh, creare dei corridoi verdi, poi vedremo alcuni esempi che sono fondamentali, eh, moltiplicare il numero degli alberi e degli edifici che hanno il verde come elemento fondamentale e sviluppare anche l'idea di boschi orbitali, cioè boschi che circondano le città che in qualche modo fissano anche i limiti oltre cui non si può più consumare suolo, ma che sono dei polmoni straordinari di ossigeno e di aria pulita per chi vive nelle città o per chi arriva, per chi arriva dentro le città. Quindi questo è anche un invito a venire a Mantova, a partecipare, a portare idee a questa che è una Call for Action eh, che è aperta a tutti, è aperta alle città soprattutto, è aperta naturalmente ai sindaci, è aperta ai... ai gli amministratori, ma è aperta anche a gruppi di cittadini, associazioni che hanno un'esperienza da portare con noi. Eh, abbiamo fatto anche un manifesto che eh, spiega il senso di questa cosa. Per entrare nel merito della forestazione, eh, io vorrei raccontare alcuni progetti che abbiamo sviluppato. I benefici che un albero porta sono conosciuti. Eh, noi abbiamo lavorato su diverse scale. Una scala è stata quella di lavorare per esempio su delle grandi città. Questo per esempio è un lavoro che... Abbiamo fatto a Tirana, capitale dell'Albania. Tirana è un pezzo d'Italia dall'altra parte dell'Adriatico per molti aspetti. È un paese piccolo che ha condiviso in alcuni momenti una storia molto italiana, ma che nel secolo scorso ha condiviso momenti anche difficili, a volte drammatici, di presenza di, eh, di un'ideologia eh, che ha in qualche modo assunto le forme di una dittatura. La piazza centrale di Tirana ha al suo interno un edificio eh, fatto nel periodo in cui il governo si ispirava alle politiche cinesi, poi un, un altro edificio pubblico, il teatro fatto eh, dai russi e poi al, tutta la parte dei consolati fatta eh, nel periodo del fascismo durante, dagli architetti italiani. Eh, ma quello che abbiamo fatto a Tirana è stato soprattutto di provare a ragionare sul tema della forestazione e di provare a capire cosa si poteva fare per eh, ridurre... Io credo che ci sia una luce che spara sullo schermo che... Abbassa la qualità dell'immagine, se si riusciste. Eh, però comunque vado avanti. Eh, questo è per esempio lo sforzo che abbiamo fatto: è stato quello di provare a immaginare una Tirana nel 2030 in cui gli elementi del verde e della forestazione fossero fondamentali. No? Quindi, eh, tra tutti gli interventi sugli spazi pubblici, sulle scuole, abbiamo previsto 29 scuole pubbliche aperte tutti i giorni dell'anno, tutte le ore del giorno per tutte le età. Ma come vedete, questo parco orbitale è l'elemento più importante. Oggi il sindaco di Tirana ogni giorno pianta da solo 50 alberi, i bambini delle scuole piantano alberi, gli imprenditori piantano alberi, le famiglie piantano alberi. Tirana sta diventando una città verde dopo essere stata per anni una città forse con la massima densità di cemento e di costruzione. Una cosa simile l'abbiamo fatta in un altro pezzo del mondo, a Macao, in Cina, dove ci è stato chiesto di lavorare invece su un'infrastruttura, su un'infrastruttura sospesa ferroviaria. E qui abbiamo eh, applicato un principio diverso, ci cioè abbiamo detto benissimo questa infrastruttura, ma invece che lasciare solo che funzioni come eh, rete di eh, trasporto pubblico, proviamo a immaginare che funzioni anche per raccogliere i rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti, proviamo a immaginare che serva anche per raccogliere l'acqua e proviamo a immaginare che accanto a questa infrastruttura si muova una pista ciclabile verde che in qualche modo attraversa la città. E così è nata l'idea di, di un progetto che... Che, che stiamo sviluppando, che eh, come dire, trasforma un'infrastruttura della mobilità in qualcosa di più complesso, in una forma di forestazione, in una forma di raccolta dell'acqua, di conservazione dell'acqua e anche in una forma di sostenibilità raccolta, eh, legata alla raccolta differenziata dei rifiuti. E quindi, come dire, un'idea di infrastruttura, come si dice oggi in Europa, green and blue infrastructure, cioè un'infrastruttura che non è semplicemente un asse verde, non è semplicemente un asse di mobilità, ma ha una funzione eh, ulteriore. Questo stesso discorso lo stiamo facendo a Milano, Milano ha sette scali merci dismessi, sono quasi 1.300.000 metri quadri e abbiamo proposto alle Ferrovie dello Stato in seguito a una consultazione avvenuta circa un anno fa e al Comune di immaginare di trasformare il 90% di queste aree in zone verdi, naturali nel senso della permeabilità dei suoli, eh, con colline, parchi, boschi, prati. Eh, questi sono i luoghi delle sette scali merci e anche abbiamo progettato un intervento sui binari dismessi in modo da legare come se fosse un sistema continuo questi sette scali merci e trasformarli in quello che abbiamo chiamato un fiume verde. Eh, le costruzioni dovrebbero essere, vorremmo che fossero ai lati, anche edifici alti, edifici soprattutto per il social housing eh, che è una delle grandi sfide dei prossimi anni perché molto spesso i giovani eh, a Milano, ma in molte delle città italiane, hanno un reddito che è appena superiore a quello dell'edilizia economica popolare, ma certamente non è in grado di accedere al mercato libero della casa. Allora il social housing è uno dei grandi strumenti, è uno dei grandi investimenti nel settore dell'edilizia. Allora questo fiume verde che attraversa la città e che si apre in alcune grandi ansie in prossimità degli scalimerci abbandonati, che ha sui bordi queste costruzioni che sono a servizio dei quartieri, ai piani terra permeabili e cercano di costruire un ambiente dove le residenze si mischiano con gli spazi di lavoro, con gli spazi di ricerca, rompendo anche queste assurde suddivisioni funzionali, potrebbe essere uno scenario auspicabile come io spero per Milano. Queste sono immagini del, dello scalo Farini che è uno dei più grandi scali, questo è un pratone immaginato da uno psicologo milanese, Fulvio Scaparro, che sogna l'idea di un luogo dove si entra solo se accompagnati dai bambini. Un grande prato solo per i bambini, e questo è l'altro scalo Porta Romana, dove, per chi conosce la Fondazione Prada, si è creato oggi questo straordinario spazio per la cultura e dove anche qui il progetto è un progetto fortissimo di, di forestazione. Queste sono alcune immagini che Beniamino Servino, che è uno degli artisti più interessanti, architetti artisti italiani che sta a Caserta, ci ha regalato per raccontare anche in modo un po' onirico cosa potrebbe diventare questo spazio. Ma questa idea di forestazione. L'abbiamo portata anche come dicevo a Parigi alla COP21, eh, e lì abbiamo cominciato a ragionare su cosa vorrebbe dire demineralizzare le superfici verdi, aumentare in maniera formidabile la capacità che hanno gli alberi e le piante di usare la CO2 come fertilizzante, cioè di produrre ossigeno, e allo stesso tempo di assorbire le polveri sottili, i veleni veri, il microparticolato prodotto dal traffico, che è il veleno vero dell'aria urbana, e allo stesso tempo di ridurre la temperatura. Media, sia sulle facciate che all'interno, attraverso la creazione di un microclima che permette di ridurre il consumo energetico per il condizionamento dell'aria estiva e attraverso la loro capacità degli alberi, delle piante, degli arbusti, delle foglie di ospitare la biodiversità delle specie viventi e poi mille altri vantaggi. Ne abbiamo parlato alla COP21 e siamo stati subito chiamati in Cina, abbiamo un piccolo studio in Cina. Eh, a Shanghai da una piccola città che sta nel cuore della megalopoli di Jingjingji. Jingjingji è una megalopoli che attorno a Pechino che vista dal satellite occupa un'area entro cui vivono circa 109 milioni di persone, 109 milioni di persone. Cos'è questo? Questo è una sorta di mostro urbano nato dalla necessità di ospitare i 14 milioni di cinesi che ogni anno lasciano le campagne per abitare le città, per entrare in città. Allora la risposta che viene data, sempre attraverso l'emergenza, è costruire caserme, edificio, casermoni, nel senso edifici popolari e periferie. E noi abbiamo detto proviamo a cambiare questa situazione che genera enormi problemi di trasporto, genera enormi problemi di traffico e di respirabilità dell'aria, immaginando un sistema diverso, che è un sistema invece che costruire queste gigantesche conurbazioni fatte di periferie a bassissima qualità, un sistema di piccole città ad alta densità, verdi, nel senso che le architetture sono fatte con l'idea della forestazione, e circondate dall'agricoltura del verde. Abbiamo dimostrato che è possibile, che è un'alternativa possibile, che non si, che si consuma meno suolo eh, verde agricolo, si risponde allo stesso modo alle esigenze abitative. E quindi abbiamo iniziato alcuni esercizi e poi siamo stati, eh, dopo qualche mese, chiamati da un'altra città. Nel sud est della Cina, dove abbiamo invece fatto un progetto molto più concreto che sta andando avanti, che è un master plan per un insediamento di 30.000 persone, dove tutti gli edifici, per dimensione diversa, funzione diversa, hanno però le piante sulle facciate e sulle coperture. E questa è una sfida a cui teniamo moltissimo. Così come in Cina, e lo racconteremo fra pochi giorni alla Biennale di Venezia, siamo stati chiamati da Slow Food: Slow Food è una delle altre grandi come dire, eccellenze italiane. Slow Food è una modo diverso di pensare al rapporto tra agricoltura, alimentazione ed economia, che coinvolge le comunità locali. Slofuzzi è eh, aperta in Cina nell'ottobre scorso e ha lanciato un progetto a cui partecipa anche il governo, di provare a dimostrare che non è così indispensabile e necessario che 14 milioni di cinesi abbandonino i villaggi agricoli, che è possibile pensare di restare che è possibile pensare di creare un'economia agricola che permette la sopravvivenza. E guardate che questo tema, che sembra lontanissimo, non è così lontano, perché proprio quei territori del centro Italia di cui vi parlavo poco fa, hanno per certi aspetti caratteristiche analoghe. I territori centrali, appenninici della Dorsale, le centinaia di centri storici abbandonati, perché non c'è un'economia di sopravvivenza, perché si è persa una cultura dell'agricoltura che sia come dire, capace di garantire un'autonomia economica. È un tema che sembra lontanissimo, ma viviamo anche noi. In Cina abbiamo proposto di intervenire su un primo campione di 100 villaggi eh, attraverso una serie di interventi che Slow Food sta facendo sul sistema agricolo e produttivo, ma anche attraverso l'inserimento in ogni villaggio o in ogni sistema di villaggio di tre cose. Una scuola, un piccolo museo e una piccola libreria. E questo secondo noi è molto importante perché attraverso e accanto all'intervento sull'agricoltura è fondamentale portare dei servizi pubblici che diano l'idea di come ci si alimenta di conoscenze, di come le famiglie possono investire su una scuola, tenere i bambini lì e quindi investire sul futuro in modo diverso. Questo è il progetto di questo sistema di scuole che poi naturalmente viene declinato da luogo all'altro e questa è invece questa piccola libreria che stiamo realizzando in uno di questi centri e che poi verrà replicata. Ma tutto questo ha poi anche un aspetto invece un po' più ironico e provocatorio, e adesso, qui abbandoniamo un attimo la Cina, mi avvio verso la conclusione, per dirvi che eh, ci sono temi che sempre legati alla questione del cambiamento climatico, in realtà, eh, come dire, ci spingono altrove. Ci spingono altrove. Abbiamo... Ho parlato tanto di futuro, ecco. Io vorrei farvi riflettere sul fatto che noi siamo abituati a, a guardare le grandi conquiste spaziali. I temi della conquista, per esempio, di Marte come qualcosa che appartiene alla fantascienza. Beh, io insegno alla Tongji University a Shanghai e il tema delle inondazioni di città costiere in seguito allo scioglimento dei ghiacciai e all'innalzamento dei valori degli oceani è un tema oggi guardato con grandissima attenzione, ma non solo eh, dalla fantascienza, da centri di ricerca, da agenzie spaziali. E a noi è stato chiesto di capire cosa fare quando, fra 50 anni, se non rinvertiremo il trend del cambiamento climatico, il livello del mari saliranno e saremo costretti a pensare certamente, queste sono immagini di fantascienza, a delle bolle, a dei grandi eh, sistemi di copertura, di protezione di parti della città che rischiano di essere allagate, ma anche, e questa è stata una delle grandi questioni, a immaginare delle forme di migrazione su un altro pianeta, in particolare uno dei pianeti più vicini è uno di quei pochi pianeti che hanno delle condizioni totalmente ostiche ma un po' più abitabili eh, rispetto alle nostre specie. Da lì è nata una ricerca che abbiamo scoperto non è solo nostra. Eh, Norman Foster sta lavorando eh, in modo molto importante con diverse agenzie spaziali per immaginare una stazione spaziale su Marte. Eh, Bjarka Ingels, eh, Big è un altro studio danese eh, stanno ragionando addirittura su delle sperimentazioni nel deserto eh, subsahariano per provare a immaginare delle forme eh, di vita, provare a testare delle forme di vita eh, su Marte. Il Guardian poche settimane fa ha lanciato proprio drammaticamente questa immagine di un 45% della popolazione delle città costiere del pianeta, città come Miami, Hong Kong, Shanghai. Eh, del Egitto possano essere. Venezia naturalmente dirlo a Venezia è quasi un insulto, ma Venezia per diverse ragioni eh, vive già questo problema, lo vivrà con grandissima forza purtroppo nei prossimi anni. Questa è un'immagine della Shanghai MER. E allora abbiamo cominciato con un po' di ironia e provocazione a giocare su questa idea, pensando che raccontare l'idea di una colonizzazione di Marte fosse un modo per anche come dire provocare una reazione rispetto ai rischi del cambiamento climatico. L'abbiamo fatto anche con l'aiuto dell'Agenzia Spaziale, abbiamo fa finito proprio, cioè come Giorgio Donà, con cui abbiamo finito ieri un'installazione allestimento della Salone del Mobile di Milano fatto insieme a Federlegno e Made, in cui raccontavamo questo progetto, cioè quello di portare su Marte eh, dei grandi sistemi insediativi dove l'elemento forestale della forestazione fosse fondamentale, no? come se fosse possibile eh, far calare sulla superficie di Marte dei grandi semi fatti di grandi spazi abitabili ma dove il verde che è come ci siamo detti uno degli elementi che consente la produzione di ossigeno potesse colonizzare un pianeta che invece ha delle forme completamente diverse. Questo che in un certo senso è come un gioco è diventato però qualcosa di più nel giro di poco tempo al tal punto che abbiamo avuto contatti con l'Agenzia Spaziale Europea Italiana e stiamo lavorando su questo. Anche in un modo assai più serio di quanto si potesse immaginare. Eh, finisco con una riflessione che riguarda alcune esperienze più vicine all'architettura, nel senso della costruzione del singolo edificio. Eh, C'è una storia bellissima di edifici, produzioni, architetture che hanno inglobato la natura, ma in un certo qual senso l'architettura ingloba la natura, i materiali dell'architettura sono materiali che vengono. Dalla natura, più o meno ricomposti, più o meno trattati. Un discorso più difficile è il rapporto con la natura vivente, la natura vivente, cioè natura che si manifesta attraverso delle forme evolutive, che non è eh, data una volta per tutte, che ha una crescita, che ha una modificazione nel tempo. E su questo ci sono certamente esperienze importanti, ma sicuramente meno di quanto non ci siano rispetto alla semplice idea di natura. Eh, quando io penso al modo con cui l'architettura tratta la natura, penso a due grandi possibilità. Una è quella di avere un rapporto con la natura mimetico, eh, si dice di solito attraverso la, una, un atteggiamento di metaforico, cioè la metafora è quando tu prendi una, un altro campo e stabilisci delle similitudini col campo in cui stai lavorando, che sono similitudini soprattutto formali. Allora ci sono architetture che hanno un atteggiamento mimetico, metaforico rispetto alla natura, perché sono architetture che assomigliano a degli alberi o architetture che eh, riproducono con i colori il verde eh, di de, un bosco. Eh, un altro atteggiamento è quello che a me sembra più interessante, che è quello invece di provare a riprodurre i meccanismi della natura o provare ad avere un rapporto diretto con la natura, accettarle che la natura entri a far parte del corpo stesso dell'architettura. Eh, quando penso a questi due atteggiamenti penso a due progetti famosissimi, uno è quello di John Andrews della eh, Scuola eh, di Design di Harvard, che usa il rapporto tra architettura e scuola per costruire un edificio che sembra una classe all'interno, un'enorme classe, e l'altro è quello invece di, del grandissimo Louis Kahn, che eh, nel 65, qualche anno prima, col Solky Institute alla Jolla, crea uno spazio dove la scuola non esiste perché vengono copiate le forme tradizionali dell'insegnamento, ma perché c'è questo straordinario viale che va verso l'oceano eh, che trasmette l'idea della trasmissione del sapere quasi in modo innato, quasi in modo, eh, come dire, assai più potente che non attraverso una mimesi. Eh, io credo che, piuttosto che scegliere la strada della coppia, della mimesi, come vediamo, eh, ci siano strade molto più interessanti, ci sono strade, per esempio, di architetti che hanno lavorato, questo Jean Nouvel, su facciate che riproducono il funzionamento delle foglie e che funzionano filtrando la luce solare. In un certo qual senso l'esperienza del bosco verticale nasce qui e io quando penso al bosco verticale non posso dimenticare che mentre lo costruivamo a un certo punto la BBC e David Attenburg, grande antropologo, ricercatore, è venuto dicendoci che stava facendo una serie legata alla biodiversità nelle città e che a lui non interessava tanto il tema delle piante, del cambiamento climatico, a lui interessava capire se il Bosco Verticale poteva aiutare la coabitazione delle specie viventi all'interno di una città. E questa puntata di Planet Art, che forse avete visto, che sarà trasmessa anche in Italia e in tutto il mondo, racconta proprio questo, racconta di come le città, come dicevamo all'inizio, sono luoghi di vita per le specie viventi, molto più di quanto noi ci immaginiamo, Solo che la vita delle specie è determinata dalla nostra, fortemente determinata dalla nostra e non è così facile, eh, come dire, eh, riuscire a eh, permettere alle altre specie di vivere. Eh, la troupe della BBC è arrivata da noi nel 2011, eh, si è messa attorno, ha seguito la costruzione dell'edificio del Bosco Verticale eh, e eh, la cosa che a loro interessava era proprio questa: cioè capire come si poteva costruire nel cuore di una città molto popolata e molto inquinata, e trafficata, un edificio che funzionasse come un ecosistema dove potessero vivere anche altre specie. E devo dire che questa esperienza è stata un'esperienza eh, bellissima fatta con, con Attevo e voi fatta con, che abbiamo fatto con la BBC ed è stata, che abbiamo vissuto insieme con Oikos e quindi siamo felici di poter condividere. Eh, Cosa vuol dire il Bosco Verticale? Allora sarò rapidissimo perché credo che conosciate, conosciate, già, eh, il tema. Eh, sì, conosciate già il tema ma il Bosco Verticale è eh, come dire, una, un principio di un edificio che ha 21.000 piante sono due torri, una di 118 metri e una di 80 metri con 21.000 piante di cui circa 800 alberi eh, ad alto fusto eh, 4500 arbusti, alcuni anche molto alti, e circa 15.000 piante di tutti i tipi. Sono più di 30 specie di alberi e 70 specie di piante, eh, quindi con un'altissima biodiversità. E come succede come è successo in questo caso, eh, noi siamo partiti proprio dallo studio delle piante, eh, siamo partiti da capire qual era la qualità. Rispetto all'inquinamento, rispetto al riscaldamento, al consumo energetico che le piante potevano offrire, e siamo partiti anche da studiare una varietà di specie. Eh, io dico spesso che questo è un edificio per alberi, è una casa per alberi abitata anche da umani e volatili, ma lo dico un po' per scherzare. Ma effettivamente, nella composizione della facciata, noi abbiamo cercato di lavorare creando gli spazi per la crescita di ciascuna specie. Cioè abbiamo cominciato come si fa di solito quando si lavora sugli utenti, più o meno sa da architetto a chi si rivolge, gli utenti sono una famiglia, sono dei singoli, hanno dei bisogni, la dimensione del soggiorno, il corridoio, il rapporto tra cucina e soggiorno, il vanoletto. Ecco abbiamo fatto lo stesso con le piante, erano dei ciliegi, erano delle betulle, erano degli ulivi erano dei limoni e ognuno aveva una certa crescita nel rapporto alla crescita delle radici e chiedeva uno spazio, per cui il vuoto costruito sulle facciate era legato proprio alla tipologia, alla tipologia delle piante. Abbiamo pubblicato un libro tre anni fa, perché non abbiamo voluto nessun copyright, e insieme con Arup e eh, Laura Gatti abbiamo cominciato a studiare eh, questo progetto. Un progetto che nasce nel 2007-2006, eh, e che ha, come dicevo, una serie di scopi molto chiari che riguardano la demineralizzazione, l'aumento della biodiversità e che ha, come batto di partenza, un grande studio di botanica. Io ho imparato moltissimo dalla botanica, devo alla botanica moltissimo. Sono un totale dilettante, ma devo dire che il rapporto architettura botanica è una delle cose più interessanti del futuro, ma un, sappiamo che c'è anche un passato. Questa è la Torre Giunigi a Lucca 1400 Anzi, 1300, metà del XIV secolo, e questo è già un episodio della storia italiana che, di cui siamo orgogliosi e che forse conosciamo poco. Eh, così come ci sono altri episodi, questo è un artista austriaco che mi hanno ispirato moltissimo. Questo è un artista austriaco che si chiama unterwasser che nel 72 a Milano girava con una pianta chiedendo che gli architetti considerassero le piante come abitanti e poi vabbè. Un altro pezzo della nostra cultura, Italo Calvino, il Barone Rampante, un ragazzo di 12 anni, un, un duca, un barone di 12 anni che decide di abbandonare una famiglia con un padre noiosissimo e di vivere il resto della vita sugli alberi. Questo è Joseph Beuys, 1982, Castle, Documenta. Beuys, forse il più grande artista della seconda metà del secolo scorso, raccoglie 7000 pietre di basalto all'ingresso di Documenta, che è la più grande mostra del mondo di arte contemporanea. Tutti si domandano cosa stia facendo, poi comincia a vendere i basalto i pezzi di basalto e compra eh, 7000 querce e poi comincia a piantare le querce in tutta la città e Cassa cambia, nelle corti, nei viali, nelle piazze: Cassa diventa una città verde. Questa differenza, la trasformazione tra il minerale e il vegetale è una delle grandi sfide, e questa invece è una. Un'ispirazione molto più personale, questa è mia madre con Marco Zanuso, mia madre ha costruito prima negli anni 70 una casa nel bosco a Osmate, vicino a Milano, dove le camere si muovevano in modo da non toccare le radici delle betulle. Queste sono le prime costruzioni del bosco verticale, questo è, lo eh, faccio spesso vedere se riesco, è eh, la prova fatta a Miami, le prime prove fatte nella Galleria del Vento per testare che gli alberi resistessero alla spinta laterale. Eh, Miami ovviamente sono abituati a aver che fare con i tifoni, quindi siamo andati a scegliere il luogo più adatto per provare a sperimentare una serie di soluzioni tecnologiche che abbiamo come dire, testato con grande attenzione ovviamente. Questo è la nursery dove stavano le piante, lo spostamento delle piante, degli alberi. Questo è un lavoro fatto invece sulla manutenzione. I costi di manutenzione sono uno dei principali problemi che ci siamo posti. E la soluzione, una delle soluzioni che abbiamo trovato e che devo dire stiamo esportando ancora una volta, la cultura italiana esportata nel mondo è quella di un gruppo di eh, arboricultori eh, che sono diventati anche dei, dei climbers, dei, cioè li chiamiamo flying gardeners, giardinieri volanti. E sono loro che fanno la manutenzione delle piante con dei costi assai più ridotti di quelli previsti inizialmente e che garantisce però una qualità eccellente. Di qualità proprio anche alla sopravvivenza delle piante stesse. Eh, poi il bosco verticale è diventato un modello, eh, ci è stato chiesto di ripeterlo. Abbiamo ragionato, stiamo ragionando con molti altri studi di architettura che stanno facendo come noi e molto meglio di noi su questo tema nel mondo: su cosa vuol dire anche ricoprire di verde delle facciate di edifici esistenti. E poi abbiamo cominciato a fare delle esperienze anche in altri, in altri luoghi, in altri paesi. Eh, naturalmente cercando ogni volta di migliorare o di cambiare anche la tipologia costruttiva e anche la tipologia dal punto di vista del rapporto tra interno e esterno degli spazi. Questo è un edificio che stiamo costruendo in costruzione già a Nanchino, sono le prime due torri di bosco verticale che nasceranno a Nanchino, saranno pronte entro non più di un anno, una torre a uffici e l'altra invece è un albergo nella nuova parte di Nanchino, questo è un albergo nel sud-ovest della Cina. Questo è un altro eh, edificio eh, invece che stiamo costruendo a Shanghai. Eh, questo è eh, il, primo, il secondo prototipo di bosco verticale eh, che abbiamo progettato con, grazie a un concorso vinto a Losanna. Vedete che qui per esempio i balconi non sono più gli unici elementi di sostegno e di supporto della terra, ma abbiamo introdotto l'idea di logge che hanno su un lato un vaso e che permettono dunque di... Funzionare in un modo molto più complesso il sistema Loggi e balconi, introducendo anche la possibilità di un sistema di prefabbricazione che riduce i costi. Eh, questo stesso tipo di eh, lavoro è stato portato avanti a Utrecht, dove stiamo per partire con un cantiere eh, di un bosco verticale che ha, questo dire il rapporto alloggi e balconi, uno dei suoi elementi fondamentali, o, eh, e di questo io vorrei parlarvi un po' di più, eh, in due altre realtà, questa è Parigi a eh, per dire sul Marna dove costruiremo un edificio eh, di bosco verticale che ha tutta la struttura in legno anche la struttura costruttiva di supporto quindi è un passo in avanti importante rispetto a molti esercizi fatti in passato eh, perché introduce l'elemento del legno eh, anche come ripeto come elemento portante strutturale e eh, ultimo ma non ultimo il progetto di Eindhoven che per noi costituisce un grande passo in avanti perché sarà il primo edificio diciamo, di bosco verticale in social housing, cioè con un costo che è inferiore al 1300 euro al metro quadro, quindi un edificio che grazie a una attenta valutazione degli elementi prefabbricati si rivolge a un pubblico di utenti che è un pubblico soprattutto di giovani coppie, sono appartamenti di 55 metri quadri dispongono su balconi e logge molto differenziate, abbiamo provato a riportare qui tutti i diversi sistemi, questi sono gli altri abitanti del bosco Veticale di Andoven e la prefabbricazione è diventata da questo punto di vista un elemento di grandissimo aiuto che ci sta aiutando moltissimo per appunto, ridurre, tagliare nettamente i costi. Concludo eh, con eh, delle immagini che forse... Eh, fanno un po' il punto con quanto dicevamo all'inizio, noi abbiamo creato questa installazione che si chiama Radura, che ha girato un po' l'Italia e anche il mondo in questi, in questi ultimi anni, e che è uno spazio eh, dove proviamo a raccontare di come sia importante anche nelle città in certi momenti avere la possibilità di isolarsi, di, non di isolarsi nel senso di disconnettersi, ma di avere un elemento di, di decompressione rispetto alle frenesie, ai flussi, all, anche alla... Come dire, all'intensità dei social, dei flussi di comunicazione. Io ho imparato questa cosa lavorando con i ragazzi dei licei milanesi che a un certo punto, e degli studi tecnici. Che a un certo punto mi dicevano: Noi abbiamo un problema che quando torniamo a casa la sera, papà è su Facebook, la mamma Twitter, non c'è più comunicazione anche con i nostri amici in classe. Siamo continui. Aiutateci a trovare degli spazi di disconnessione, di decompressione. E, e Radura è insieme questo: cioè uno spazio costruito con legno che costa pochissimo e che racconta da un lato quello che dicevo all'inizio, cioè il rapporto straordinario che dovremmo tornare ad avere con i nostri boschi, che necessitano dell'attenzione dell'uomo, perché dobbiamo capire che la selvicoltura naturalistica non è la semplice deforestazione, è un intervento che aiuta ad aumentare la biodiversità dei boschi e ci aiuta ad avere biodiversità e qualità eh, negli spazi abitati. Grazie mille dell'attenzione.